fino a lì non ci arrivo. Non è da me, non è da me. Alessandro. Mi sa l'assenza di Gonzalo, come e quanto cambia il canale? Ma non lo cambia, è ovvio che ci sono dei giocatori con caratteristiche diverse, adesso in base poi a chi scenderà in campo, chi poi subentrerà, chi è, però non, il Catania non deve cambiare, non deve cambiare nella sua fisionomia, nella sua identità, perché una squadra non può cambiare proprio per, anche se viene a mancare un giocatore importante per quanto ci riguarda, però non deve cambiare assolutamente nulla. C'è da preoccuparsi, io credo che bisogna mettere grande attenzione su quello che sarà la nostra partita. Andiamo a Cagliari e incontriamo una buona squadra, secondo me, una squadra che mette in difficoltà chiunque gli giochi contro. E noi di questo siamo consapevoli, però siamo anche consapevoli che quando riusciamo a dare i ritmi che vogliamo, riusciamo a essere compatti come spesso ci riusciamo, noi creiamo qualche fastidio agli altri. Per cui dobbiamo avere solo... essere preoccupati di avere questa convinzione nei nostri mezzi e questo spirito di sacrificio di squadra che deve essere sempre, parlavamo prima di identità, deve essere la nostra identità. A proposito della scelta della prima punta, posto che naturalmente non ci dirà se è un rimonto di Pera, le chiedo che cosa dovrà fare con la prima punta nella partita di domani per essere utile alla squadra? Ma la nostra prima punta deve fare un grande lavoro. Comunque, lo fa sempre Verghesso, lo ha fatto Ducarà la scorsa partita, perché deve accorciare la squadra nella fase di non possesso e deve riuscire ad allungarla nel momento in cui invece abbiamo palla noi. Per cui c'è sempre un grande lavoro, anche oltre che di qualità, anche fisico, e questo, le nostre punte sono pronte a farlo sempre, hanno un grande spirito nel fare questo. Credo che entrambi sono utili, cioè ognuno per le proprie caratteristiche. È ovvio che poi la mia sensazione è che nell'arco della gara avrò bisogno di entrambi, per cui proprio perché magari tutte e due era molto che non giocano 90 minuti, per cui chiunque vada in campo poi molto probabilmente ci sarà bisogno dell'altro. Però entrambi, proprio per le caratteristiche che hai appena detto, possono essere utili, assolutamente. La differenza probabilmente sta anche, per caratteristiche, Ducarà assomiglia un po' di più a Verghese. Catania e Cagliari vengono da due partite diverse. Il Catania ha fatto 4 gol, il Cagliari li ha 3 di questi gol. Pensa che fosse stato l'animo di Freddy, in questo momento chiaramente l'entusiasmo maggiore qui, possa essere un vantaggio per il Catania, oppure al contrario Cagliari può essere molto più motivato? Allora, Cagliari arrivava da 4 vittorie consecutive, è andato a Firenze e ha fatto una buona gara, perché se andiamo a vedere la gara si è decisa nella parte finale della partita, per cui il Cagliari, anzi, nella prima frazione ha messo veramente in difficoltà la Fiorentina, dopo è riuscito a sbloccare il risultato su calci piazzato e ha cambiato un po' la gara. E non credo nei vantaggi dell'una e dell'altra cosa, credo che sia una squadra in salute. Io credo che quando si possono vedere vantaggi e svantaggi, bisogna vedere invece se è una squadra non per il risultato che ha fatto, ma per vedere se è in salute o meno. E l'impressione mia è che Cagliari sia una squadra in salute. Dopo le 4 partite che abbiamo definito ciclo terribile, possiamo definire così, cominciano una serie di partite sulla carta, sempre almeno alla portata dei rossoturi. Questa partita di domani quant'è sembra importante per poter cambiare è molto importante. Per me la partita di domani è molto importante, perché dobbiamo confermare i progressi fatti anche fuori casa, dobbiamo confermare di tornare a casa con un risultato positivo, dobbiamo confermare tante cose, e da questa conferma poi dobbiamo trarre i giusti benefici. Però credo che questa gara, da questo punto di vista, ma non per la classifica, ma proprio per un discorso nostro, sia molto importante, proprio per dimostrare che dimostrare grande attenzione contro squadre al pari nostro sarebbe sintomo di grande maturità, per cui credo che mi aspetto questo dalla squadra, mi aspetto un segnale di maturità proprio nell'approccio alla gara, nel modo di affrontare questa gara. Quindi lo fanno?
Gli esami sono sempre, gli esami li abbiamo ogni giorno, sono quotidiani. Io credo che vediamo che risposta riusciamo a trarre da questo. Gli esami, sai, Credo che più di ogni altra gara, perché di solito si dice sempre nel calcio, ma le partite vengono giocate al centrocampo, però io credo che questa sia proprio la partita dove si affrontano due mediane, secondo me, molto simili per caratteristiche e nello stesso tempo anche come forza, dinamismo e qualità. sì, è vero, hanno loro anche loro. Poi tra l'altro giocando anche con la mezza punta così hanno grande densità in mezzo al campo, per cui al di là della qualità hanno anche molti giocatori, dovremmo essere bravi appunto a restringere molto gli spazi e poi quando abbiamo palla noi sfruttare anche l'ampiezza, perché credo che questo sia un aspetto fondamentale. Intanto complimenti per la partita che Grazie. ho fatto. Poi le volevo chiedere, perdere con il Cagliari, no? C'è una possibilità di vittoria e una possibilità di sconfitta. Perdere con il Cagliari cosa significherebbe per un No, calciatore che come facciamo discorsi su se, ma no, assolutamente. Noi dobbiamo giocarci la partita convinti che possiamo fare il risultato senza ipotizzare nulla. te? Sempre guardando l'aspetto tattico, il Cagliari in avanti ha dei giocatori particolarmente mobili, dinamici, che fanno della loro imprevedibilità, diciamo, la loro arma migliore, con Cossu dietro, probabilmente Sawanyana. Avete attenzionato questa cosa in settimana con il reparto difensivo e se ha trovato definitivamente le misure più opportune? Abbiamo lavorato come tutte le settimane su quello che ci troveremo di fronte, per cui a che tipo di situazione, che tipo di situazioni potremo trovare durante la gara. E come ogni settimana abbiamo cercato di lavorare proprio su questo, cercando di prepararci al meglio per arrivare pronti a qualsiasi tipo di partita dovremo affrontare. In questo momento, soprattutto in difesa, ci sono dei giocatori che ha fatto bene nelle ultime partite, comunque adesso per logiche naturalmente di scelta è stato messo in panchina. Rolin, come giudica le ultime due partite? Secondo lei quanto potrà avere spazio per Rolina ha questa margini di crescita e si è fatto trovare pronto. Dopo, se andiamo a vedere le cose come tutti gli altri, non, abbiamo commesso qualche sbavatura sulle quali dobbiamo lavorare tutti quanti da reparto, ma però è un giocatore che ha ampi margini di crescita e questo lo sappiamo. La cosa importante è che tutti quanti si facciano trovare pronti come si è fatto trovare lui e mi sembra che le cose stiano in questo modo. Forse potrebbe avere più spazio in eventualità di 3-5-2 piuttosto che un 4-3-3 come abbiamo visto. Adesso, nelle partite che abbiamo giocato con 3-5-2 è stato scelto apposta perché probabilmente questi meccanismi della linea così sta cercando di acquisire il più in fretta possibile, per cui magari da questo era facilitato. Secondo lei? No, credo che sia un atteggiamento che dobbiamo avere, che deve essere, perché abbiamo visto Udine, nel momento in cui abbiamo non cambiato modulo, forse cambiando modulo abbiamo avuto un atteggiamento diverso e l'atteggiamento ha aiutato a essere più propositivi, a essere più alti, a conquistare palla più alta, dare più pressione e secondo me è da questo che dobbiamo trarre delle indicazioni positive. I moduli poi tante volte ci aiutano forse per correre un po' meno in certi momenti quando si sta soffrendo o avere distanze più corte. Allora tante volte abbiamo usato cambiare proprio per facilitarci in questo, però credo che sia proprio l'atteggiamento che dobbiamo mettere in campo, che deve essere sempre propositivo e riuscire a essere aggressivi da compatti, perché se non siamo aggressivi e non siamo compatti non ne veniamo a capo. E appunto in questo senso che lei ha detto adesso, nell'essere sia compatti che propositivi, secondo me Castro nel momento in cui entra in campo riesce sempre a coniugare questi due aspetti. Chiedo quanto è difficile tenerlo in panchina per raggiungere gli equilibri. Allora, mi trovo per il primo anno nelle Serie A e ho la fortuna di avere una rosa con dei buoni giocatori e credo che questo faccia parte di tutte le scelte di tutte le squadre, avere dei giocatori bravi che magari in certi momenti possono trovare meno spazio. Se non fosse così sarebbe un problema, invece avere dei giocatori che meritano di giocare anche nel momento in cui sono stati scelti altri, credo che insomma, voglio dire, quelli che entrano in campo danno sempre un grande contributo e questa è la cosa più importante. E dopo sono convinto che c'è spazio per tutti. Visto che non ti piace trattare il discorso negativo dell'eventuale sconfitta, vuoi arrivare un gioco? Questo mi piace molto. Ecco, dove può lanciare?
Ho premesso prima che non è un discorso di classifica quando parlavo di fare un risultato, fare una prestazione di un certo tipo, perché io credo che la classifica, al di là di tutto, al di là di quanti punti possiamo portare a casa, non è quello che ci dà, ovvio che ci rende felici, ci dà slancio, però non ci deve cambiare. Io credo che il vero salto sia nella maturità, nel trovare continuità in prestazioni e in modo di interpretare le partite. Se l'attenzione ai particolari deve diventare automatica, nel momento in cui diventa automatica, noi abbiamo fatto il salto e poi allora la classifica migliora. Io credo che al di là del risultato non è che ci cambia, noi abbiamo il nostro obiettivo, dobbiamo centrarlo in fretta e basta. Il resto credo che sia proprio su questo da focalizzare l'attenzione. Mister, mi dice quanto è fondamentale per un allenatore avere un giocatore come Isco? Cioè, dove lo metti suona. E io credo che è una cosa. Ogni squadra abbia bisogno di giocatori duttili, lui è uno di questi, è un giocatore che risponde sempre presente, a prescindere dove lo metto, questo è Ma sicuramente un vantaggio. io per esempio ho un pensiero su Mariano, secondo me potrebbe diventare anche un grande terzino destro. Lei come la vede? L'ha fatto a Udine, l'ha fatto anche bene nella seconda parte, credo che potrebbe anche essere, anche se lui piace di più stare proprio a Udine. Rispetto alle ultime prestazioni offerte in trasferta nel corso di questa settimana, ha riscontrato qualcosa di cambiato nella consapevolezza, nella voglia di fare dei ragazzi? Allora, siccome quando parlavo, se dicessi di sì, io credo che questa cosa vada confermata sempre, cioè deve essere una cosa a lungo raggio. È vero che c'è, è vero che questa consapevolezza nei propri mezzi sta crescendo, però la dobbiamo supportare con questa capacità attentiva in tutte le situazioni, anche quelle che sembrano le più scontate. Perché allora ci sarà, questa consapevolezza diventa redditizia, diventa una cosa che può essere un valore aggiunto. No, il rischio è che nei momenti in cui cala l'attenzione, magari perché lo stimolo non è così importante, invece noi, è il voler migliorare, il voler aggiungere sempre qualcosa, anche in situazioni dove pensiamo che possa non servire. Credo che questo faccia la differenza tra grandi squadre e squadre non Cioè, grandi. attenzione, stabilizzare alta Eh attenzione sì, solo per migliorare avere, l'avversario. esatto. Cioè, che non è Ha dei momenti dell'avversario, stimolare la tua voglia di stare sempre in quella. certo. Al di là dei momenti dell'avversario, di tante cose, del tuo stato d'animo, di come stai, dobbiamo avere sempre la capacità di andare, avere lo stimolo di fare un metro in più, un metro in più, sempre un metro in più. Poi sarà la prestazione, purtroppo non sappiamo, un campionato lungo, però lo stimolo deve essere questo, perché poi ci sono dei passi falsi, ma se percentualmente alziamo la capacità di mantenere questo in campo, io credo che questo sia il grande salto di una squadra. Poi il quanto può dare, lo diranno le caratteristiche, le qualità, tutto qua. Però questo credo che sia l'obiettivo per avere il massimo da te stesso, più che avere il massimo da un gruppo, da una squadra. Un secondo solo, visto che siamo qua, e così ci ricordiamo che, visto che sono giorni per la ricerca contro il cancro, così ricordiamo i nostri tifosi e sensibilizziamo tutti a dare attenzione, ma di dare tutti un contributo, dare qualcosa, perché credo che diventiamo tutti più ricchi quando lo facciamo. Grazie.